partita incredibile anche oggi. Palle gol, non ho più parole sinceramente, però siamo troppo inesperti, non puoi prendere gol al primo minuto, non va bene, non va bene. Poi io non parlo di arbitraggi, ma ogni domenica tutto contro di noi, c'era il rigore, la punizione del primo tempo al primo minuto, è stato il guardalini a segnalare che era punizione, poi non... Cioè, penso che si stia esagerando un po', se ci vogliono far retrocedere ce lo dicessero e non giochiamo più, cioè, non è possibile ogni volta, ogni domenica, però ripeto, dobbiamo far mea culpa, perché se non butti la palla dentro 7-8 palle gol e non fai gol, è dura, abbiamo giocato contro il Trastevere, abbiamo giocato sempre noi, cioè, è incredibile, però ripeto... c'è poca esperienza, c'è bisogno assolutamente di integrare la rosa, perché i miracoli non si possono fare, è sempre giocare, sembra Davide contro Golia ogni domenica, non va bene, loro hanno 6-7 attaccanti tutte le squadre, noi abbiamo grossissimi problemi, quei ragazzi hanno anche Bernasconi, oggi non stava bene, l'abbiamo rischiato nel secondo tempo perché... tra l'altro oggi mancavano anche dei giocatori che stavano facendo benissimo, però ripeto, la prestazione c'è sempre, però non basta. Noi ci dobbiamo far sentire come società, perché non è possibile ogni domenica questi arbitraggi, adesso basta, perché non è possibile, ogni domenica ormai si ripete da diverse giornate. Io non è un attacco agli arbitri, però non è possibile, però ripeto. Bisogna buttarla dentro la palla, fare queste Trastevere, una delle migliori formazioni del campionato, sta lì davanti. Abbiamo giocato noi, abbiamo perso, andiamola a raccontare ancora una volta. Sì, successo contro una squadra che secondo me ha meno punti di quelli che si merita. Io ho visto 5 partite del Notaresca e secondo me dovevano avere molti più punti in classifica. Infatti io ho avvisato i ragazzi che è una partita difficile, sono stati molto bravi. Siamo stati anche fortunati sull'episodio della traversa riga, però ogni tanto va anche bene così. E no, Belpinedo, le altre cose talmente presto, siamo all'11ª partita, quindi neanche a guardarle, ecco. Sì, mister, vittoria che, come diceva il collega, che vi proietta in testa alla classifica, è stata una partita dura, alla fine è il risultato che conta. Sì, è una partita molto dura, campo difficile, ripeto, squadra forte, abbiamo fatto una bellissima vittoria, infatti sono contentissimo della prestazione dei ragazzi. Andare in vantaggio dopo 2 minuti ovviamente cambia la partita e la gira a nostro favore, quindi per fortuna siamo stati contenti, ripeto, passare sempre subito in vantaggio ti cambia la partita e questa volta, ripeto, è andata a nostro favore. Sì, ma ci sono tante squadre, io penso che la San Benedettese alla fine starà sempre lì, perché la squadra c'è là, la piazza, il Fano è forte, il Pineto è forte, sono tante le squadre forti. Le squadre e le piazze forti, quindi alla fine poi riuscirà. No, Trastevere, ripeto, Trastevere, ma inizio anno qua nessuno dice bugie, l'obiettivo è playoff e quello è quello che proviamo di raggiungere. Poi dopo ripeto, Dio vede e provvede, ma ci sono, e ripeto, piazze importanti che secondo me un pochino si nascondono, perché io faccio l'esempio, siamo andati a Fano e sentivo che il Fano si doveva salvare, siamo andati a San Benedetto e la San Benedetto doveva crescere, cioè, quindi direi insomma che... insomma, quindi ci sono altre piazze che secondo me devono vincere e forse dovrebbero essere un pochino più chiari loro sui loro obiettivi, ecco. Fuori casa è una partita con qualche difficoltà, abbiamo fatto prima 3 partite 1 punto, adesso 3 partite 7 punti, ma ripeto, il Trastevere è una squadra che è stata costruita inizio anno per fare playoff, quindi insomma se siamo lì non è un miracolo, non è niente, è la squadra che è stata costruita da inizio anno dal direttore e sta facendo quello che deve fare, ecco.